corse con la Peugeot 106 GT classe 1600. Carlo Barberio, miglior tempo di gara 2:39.88. Luca Miceli 2:42.13. Si prepara Carlo Scigliano con il numero 42. Eccoli qua, primo e secondo posto, due grandi amici. C'è qualcuno che più sulla via destra, che è più felice perché è arrivato sul gradino più alto del podio. Com'è stata questa gara di Coringa e come se hai sentito la pressione del tuo amico in gara? Beh, Coringa è un bel tracciato, peccato che era un pochino sporco per la pulizia del percorso. Ma diciamo che ieri sera c'è stata una tromba d'aria, è venuta giù di tutto. Diluvio universale ieri sera. Per fortuna oggi il tempo ci ha aiutato e
E niente, è sempre bello gareggiare così con queste sfide fino all'ultimo, l'ultima mancia, fino all'ultimo secondo, millesimo, centesimo. Questo è sempre bello. Questo hai detto. Dimmi tu adesso. No, è stata una bellissima gara. Fortunatamente siamo stati abbastanza fortunati in confronto alle altre Bosch fortunati. È andato tutto bene, percorso, macchina, noi, è stato tutto l'insieme, tutto perfetto. Perfetto, da ripetere. Vuoi salutare qualcuno, ringraziare qualcuno? Saluto il team Barbarulo, che purtroppo non è potuto venire per problemi familiari, e gli faccio un grande grazie per aver risolto i problemi che avevamo alla macchina, alla TS Tecno Suspension, all'amore elettronico e soprattutto alla mia famiglia che mi segue e mi dà sempre una mano. A te i ringraziamenti, i saluti. Ringraziare in primis mio padre, ossia preparatore pure della vettura, e la TS Suspension per sempre l'assetto che ci garantisce, e infine tutti quelli che mi seguono e tutti quelli che ti conoscono su ogni campo di gara. Va bene. Grazie. Allora, la vostra prima intervista, siete un po' tirati, più sciolti la prossima volta. Grazie a tutte e due e alla prossima. Ciao. Grazie. Ciao. Ciao.